Doveva essere una conferenza stampa di Gio Barone e del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè per fare il punto della situazione sul mercato, si è trasformata in realtà nella presentazione a sorpresa di Milan Badel, che dopo 50 minuti di attesa dei cronisti è arrivato in sala stampa e ha spiegato il motivo per cui a un anno di distanza ha accettato di tornare a Firenze. La decisione finale che è stata presa, a parte mia, di lasciare la Fiorentina, è stata soltanto dai aspetti sportivi, no? Dai motivi sportivi, che dopo 4 anni che ho vissuto qua, e a parte il tutto legame che si è creato in questi anni, la mia volontà è stata di magari con 29 anni di provare qualcos'altro. Un Badel dunque soddisfatto di essere tornato a Firenze, ma che ha anche ammesso come l'esperienza fallimentare con la Lazio sia stata esclusivamente colpa sua. Ora dovrà fare da collante tra lo spogliatoio e la società, riprendendo in mano il discorso lasciato a metà una stagione fa. Daniele Pradè si è detto particolarmente soddisfatto di quanto accaduto quest'oggi, rivelando anche un aneddoto. È stato il primo giocatore ad aver chiamato e quello con cui ha insistito di più da quando è tornato a Firenze. Dal 1° di luglio che sono tornato è il giorno più importante, perché dal 1° di luglio è che lo chiamo tutti i giorni, dal 1° di luglio è che io ho in mente Milan, e perché ho in mente Milan Badel? Perché ci siamo detti che dobbiamo ricostruire un'identità, e chi meglio di lui? Chi meglio di Milan, che nei momenti di difficoltà c'è stato? Non c'era spazio oggi per altre domande, era il giorno di Badel, soltanto Gio Barone ha ribadito per l'ennesima volta che Federico Chiesa non si muove dalla Fiorentina. Nei prossimi giorni saranno presentati Boateng, Lirola, Dragoschi e gli altri giovani acquisti.